Un raduno con tanto di presentazione all'americana da queste parti non si era mai visto. L'appuntamento per tradizione più riservato del mondo dello sport, alla Pallacanestro Bisceglie l'hanno trasformato in un momento di festa con i piccoli atleti della scuola basket e i tifosi. Questione di feeling, verrebbe da dire. Ci sono i presupposti per una stagione con maggiori soddisfazioni rispetto all'ultima andata in archivio, con i playoff di Serie B agguantati per il rotto della cuffia. Per questo, come spiega il direttore sportivo della Pallacanestro Bisceglie Sergio Di Nardo, si è scelta questa festa del primo giorno per aprire la nuova stagione. Sentiamo che si respira un'aria diversa, da quest'anno è partito un progetto diverso, un progetto nuovo, infatti alcuni giocatori con il coach hanno il biennale proprio perché su queste basi vogliamo progettare e programmare il futuro nostro che ci auguriamo che sia lusinghiero. Con l'entusiasmo non si vincono i campionati ma ci si spinge molto in avanti, il grosso del lavoro ovviamente è affidato allo staff tecnico e alla squadra, ringiovanita ma con la giusta dose di ambizione, guidata in panchina da un tecnico, quale Domenico Sorgentone, che di campionati in carriera ne ha vinti 10. Per questo non ci si nasconde sugli obiettivi del Bisceglie, nonostante al via della prossima stagione di Serie B ci sia una squadra fuori portata come Montegranaro e almeno 5 formazioni che per tradizione starebbero avanti ai bisceglesi. Che ammette Sorgentone, in quel gruppo deve avere l'ambizione di inserirsi. Al momento c'è una squadra che è stata costruita in modo tale che mettendoci dentro due americani è fatta per la 2, no? Perché loro avevano anche l'idea e la possibilità di andare in A2 ed è Montegranaro. Non mi pronuncio su Matera perché ancora non conosco i movimenti di Matera, ma sentivo parlare addirittura dell'arrivo di Roberto Chiagic, che è stato un mio giocatore a Scafati 3 anni fa insieme ad Antonelli, e quindi potrebbero anche loro fare una discreta squadra. Parlo di loro, ma anche Taranto è interessata. Dopodiché San Severo per acquisizione dello scorso anno e Pescara per acquisizione dello scorso anno mi sembra che siano sicuramente nel gruppo retrostante a Montegranaro. Ortona, che con gli inserimenti di Svoboda e con l'inserimento di Milinar, quindi andando a coprire un po' quelle che erano le falle dello scorso anno, si presenta molto bene potenzialmente. E io direi che dopodiché possiamo cominciare, anzi non dopodiché, il nostro primo obiettivo è quello di entrare in questo gruppo che è alle spalle di Montegranaro. Poi quando sei nel gruppo, basta guardarli in faccia, questa è gente che ha fame di carriera, ha fame di farsi notare, ha fame di consolidarsi e questo conterà tanto.